Mister, si ricomincia dopo la conferenza stampa, adesso anche l'attesa di fatto è finita, sono finite le vacanze, ti rimetti in gioco dopo un'annata che forse tu prima di molti altri vuoi metterti alle spalle. Sì, assolutamente sì, non vedevo l'ora di iniziare questa stagione e quindi insomma da parte mia c'è la voglia massima per poter veramente contribuire insieme a tutti i giocatori di fare un bel campionato, ecco, questo è l'obiettivo, perché senti sempre quali sono gli obiettivi, la salvezza, la promozione, i playoff. Io credo che inizialmente bisogna pensare di dare un'identità alla squadra, di far sì che questa squadra scenda in campo dando tutto e poi pian piano arriveremo a quello che saranno sia l'aspetto tecnico-tattico, quindi sistemi di gioco, e quello che sarà anche gli obiettivi, ma solo strada facendo potremo renderci il conto. Di Foggia e Tulli sono due ottimi giocatori, insomma Tulli è un giocatore che questa categoria qua ha. Anzi, ha fatto anche la B, la fa e l'ha fatta sempre bene. Può fare sia la seconda punta all'esterno, può fare parecchi ruoli, ma quello secondo me dietro la prima punta lo può fare ancora meglio. E Foggia è un giocatore che negli ultimi anni ha fatto benissimo nelle categorie inferiori, ma quando fai tanti gol in eccellenza in Serie D e ti sei di nuovo affermato in Lega Pro, nella vecchia Lega Pro, vuol dire che hai qualcosa. Io l'ho visto, mi sono informato, è un giocatore che ha grande voglia, è un giocatore che si vuole mettere a disposizione. E noi abbiamo bisogno prima di uomini che di giocatori. Ho capito che c'è la voglia, chi viene quest'anno a Teramo deve avere una voglia diversa, ma non che prima non venivano, però con una determinazione, con qualcosa che dobbiamo conquistarci, no che insomma arrivi giocatore. Qui è un punto di partenza per raggiungere qualcosa di importante. Però sappiamo, insieme alla società, sappiamo che ancora siamo incompleti, però questi due acquisti insomma ci fanno partire con, non dico entusiasmo, con un'idea già diversa. Aspetteremo gli altri, i giovani, valuteremo chi veramente sarà in grado, però sappiamo che ancora il mercato, insomma, non dico che è appena iniziato, però ancora c'è da fare. Però prima di bruciarci certi ruoli voglio valutare i nostri. Però non c'è dubbio che hai detto bene, tu davanti ancora manca qualcosa anche a centrocampo.